da un lato futuro e dall'altro speranza sono al centro di questa iniziativa che abbiamo voluto oggi. Perché non c'è libertà, non c'è indipendenza, non c'è parità di genere senza le stesse opportunità di lavoro per uomini e per donne, per ragazzi e per ragazze. Questa è una mattinata in cui verranno distribuiti dei premi a persone che si sono distinte nel lavoro, nella vita, per ciò che hanno fatto, e presentiamo le prime premiate. È sempre vero che le donne partono un metro più indietro. È sempre vero che se due architetti, un uomo e una donna, vanno in un ufficio del comune, all'uomo viene rivolta la parola come architetto e alla donna, prego signorina. Signorina. Non è la stessa cosa. No, esatto. Fino a non molto tempo fa l'archeologo di cantiere era assolutamente donna. Quando piove, nel fango, nella neve, cioè non è un lavorino agile, insomma, è tanta roba. E lì, quando te trovi gli operai maschilisti, è veramente, veramente dura. Però faccio un errore solo. In un momento di gioia decido di fare un bambino. E invece di ricevere una pacca sulle spalle mi vengono a dire che non mi rinnovano il contratto. Io rivoglio la vita mia, rivoglio lo stipendio basso mio. Voglio star qua dentro per tutta la vita perché al mio bambino non gli deve mancare niente. La storia che ha raccontato prima Gaia sono cose vere, sono cose che accadono tutti i giorni. E questo allora mi fa capire che forse non è proprio così normale e magari forse conviene che ci sia un cambio di mentalità. Il livello di occupazione femminile è pari al 49%. Vi pare civile che in un paese come l'Italia ancora una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia? Quella domanda terribile che ancora alle donne viene posta quando fanno un colloquio di lavoro: ma hai già dei figli? Oppure sei incinta? Ecco, io penso un paese civile come il nostro non può accettare tutto questo e penso che spetti a noi istituzioni fare una battaglia. E allora cambiare il paradigma significa intanto fare un percorso culturale, passare da quella che oggi chiamiamo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro alla condivisione. Condivisione significa invece non solo che all'interno della famiglia la coppia, diciamo così, condivida il carico di cura, ma la società, la comunità si prenda cura della famiglia. Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Abbiamo un altro medico, un chirurgo, una dottoressa importante, la prima donna che abbia effettuato un trapianto di fegato. La senologia ai miei tempi era considerata la cenerentola della chirurgia, perché voi sapete che se le donne vedono il sangue svengono, e questo era uno degli stereotipi che era così, quindi ora fortunatamente le cose sono diverse, mi auguro che questi ragazzi non trovino le stesse difficoltà. Sono Lucrezia Iurlaro, la presidente dell'associazione Tocca a Noi, che ha portato quest'estate in giro il Tampon Tax Tour insieme a Laura Sparvigna, che è la consigliera comunale di Firenze. La nostra campagna andava nella direzione per la richiesta dell'abbassamento di quest'IVA su questi prodotti dal 22 al 4%. Noi non siamo nei posti perché dobbiamo esserci o perché non è più opportuno dire che non ci siamo. Noi rivendichiamo, ci candidiamo, ci proponiamo, studiamo e lottiamo e lavoriamo per i posti perché abbiamo le competenze, abbiamo le capacità, abbiamo il merito e le conoscenze e le inclinazioni per farlo. Sul palco le lavoratrici di Marradi.
la battaglia che loro hanno fatto, la lotta insieme alle istituzioni, al sindaco, al presidente Gianni, a tutti quanti, è il segno di una battaglia di libertà. Loro non hanno fatto una battaglia per il loro posto di lavoro e basta. Loro hanno fatto una battaglia per la dignità del lavoro.